dedicato al Trentino Book Festival, giunto alla sua 7ª edizione. La manifestazione incontra i protagonisti del panorama letterario e giornalistico italiano. Testimonianze e impressioni, riflessioni e idee come espressione della creatività e dell'inventiva letteraria. Si dice che un libro può salvare una vita. E in effetti a chi non ha successo almeno una volta di trovare in un romanzo, in una pagina o anche solo in una frase un momento di riflessione, uno spunto per cambiare qualcosa o addirittura per i più fortunati un'intuizione per dare una svolta alla propria vita. C'è poi chi ha l'occasione di conoscere gli scrittori di persona, di sentire dalla loro voce cose le ha spinte a scrivere i libri che gli sono piaciuti. Quell'occasione ci sarà anche quest'anno, dal 15 al 18 giugno, a pochi passi dalla magnifica cornice del Lago di Caldonazzo, dove si terrà la 7ª edizione del Trentino Book Festival. La lettura dei buoni libri è una conversazione con gli spiriti migliori dei secoli passati. Così scriveva Cartesio, il filosofo del Cogito Ergo Sum. E per nostra fortuna, aggiungiamo noi, anche con gli spiriti migliori del nostro tempo. È anche per questo che nel 2011, da una lungimirante idea di Pino Lo Perfido, è nato il Trentino Book Festival. 7 anni di Trentino Book Festival, un traguardo importante per questa manifestazione ideata e curata da Pino Lo Perfido. Un evento che non sembra risentire affatto della famosa crisi del 7º anno, tanto che il tema sotteso e non dichiarato è il seguente. Nei dintorni della verità, cosa rimane di oggettivo in un'epoca di bufale, dicerie e disinformazione? Un tema, direi, molto significativo. Conoscere, confrontarsi, approfondire. E qual è il compito di un evento come Trentino Book Festival? È quello di porre a tema di tutta la 3 giorni un significato importante, ecco, un qualcosa che riguardi le nostre vite. Così come la frase ricorrente del Trentino Book Festival è proprio le nostre vite sono fatte di storie ed è un peccato non raccontarle. E allora raccontiamo questa attualità, la facciamo raccontare agli scrittori e agli giornalisti, agli attori che vengono appunto a proporre il frutto del loro lavoro a Caldonazzo. I dintorni della verità ha un significato particolare, ha un significato anche un po' amaro, se vogliamo, ed è quello che la verità in questi tempi sta perdendo un po' la sua oggettività. Cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo più fidarci di quello che ascoltiamo, ma è necessario sempre un approfondimento, una rilettura, sicuramente un lavoro che non ci è richiesto, ma sicuramente siamo chiamati a fare. Al Trentino Book Festival, come da tradizione, ci sarà ampio spazio per dibattiti con artisti del panorama locale e nazionale. Gli appuntamenti saranno numerosi e noi ve ne segnaliamo alcuni. Tra i protagonisti di questo festival ci sarà Veronica Pivetti, artista poliedrica che nella sua carriera ha saputo stupire il pubblico alternando apparizioni televisive, recitazione, regia, scrittura e lavoro di doppiaggio, in cui ha esordito quando era una bambina di appena 7 anni. La potremo ascoltare domenica 18 giugno a Caldonazzo in Piazza Municipio, dove presenterà il suo libro Mai all'altezza, dove Veronica mette a nudo la propria vita, alternando con ironia ricordi di vita familiare e incontri con personaggi improbabili e raccontando con il sorriso sulle labbra come ci si possa sentire, citando il sottotitolo, sempre inadeguate e felici. Partecipare al Trentino Book Festival è anche l'occasione per addentrarsi nelle vie di Caldonazzo, magari scoprendo degli scorci fino a quel momento sconosciuti. Ed è proprio sul tema del vagabondaggio culturale reale che un artista come Monio Vadia ha incentrato il suo percorso intellettuale. Monio Vadia nasce nel 1946 in Bulgaria da una famiglia ebrea
Esordisce come cantante e interprete di musica etnica e popolare, per poi avvicinarsi al teatro, collaborando con attori internazionali e diventando lui stesso attore, regista e sceneggiatore di un teatro musicale del tutto particolare, in cui Monio Vadia esprime tutte le sfaccettature, compresa quella comica, della sua personalità. Il 18 giugno avremo modo di ascoltarlo nel pomeriggio al Palazzetto di Caldonazzo, dove presenterà il suo libro dal titolo Il coniglio Hitler e il suo demagogo. E la sera al Teatro San Sisto, per una suggestiva lettura del 26esimo canto dell'Inferno di Dante. In un festival con un programma ricco di avvenimenti come quello che si svolgerà qui a Caldonazzo dal 15 al 18 giugno, ci sarà letteralmente l'imbarazzo della scelta. Letture, musiche e spettacoli in grado di accontentare tutti, anche i più piccini, perché ai bambini sarà dedicato un vero festival in parallelo, intitolato Trentino Book Festival Junior. E proprio per i più giovani, a partire dai 6 anni, imperdibile la sera di venerdì 16 giugno, qui al Teatro San Sisto, lo spettacolo Un sacchetto di biglie, scritto e diretto da Lorenzo Bassotto, attore, ma anche artista da sempre legato all'immagine e alla fotografia. Lo spettacolo Un sacchetto di biglie è nato 2 anni fa in collaborazione e in coproduzione con il Festival Toccati, il Festival Internazionale di Giochi in Strada e l'Associazione Giochi Antichi. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Joseph Geoffaut, l'autore, che ha 86 anni e che è una persona di una vitalità incredibile. È stato felicissimo di darci i diritti perché nel suo viaggio, nella sua storia che racconta nel romanzo, era rimasto particolarmente legato ai soldati italiani che lo salvavano a Nizza, in particolare di un soldato Marcello che lo aveva aiutato a sopravvivere. E quindi il fatto che degli italiani chiedessero a lui i diritti per mettere in scena lo spettacolo per lui era quasi un onore, quindi se li ha quasi regalati. Lo spettacolo gira da un paio d'anni e siamo molto contenti per come funziona. Adesso il nostro ego, diciamo così, viene ancora di più nutrito perché siamo stati invitati al Festival di Avignone e quindi a luglio dal 10 al 30 ci saranno 20 repliche dello spettacolo nel festival, uno dei festival più importanti d'Europa. Nello spettacolo siamo solo in due, raccontiamo tutti i personaggi e facciamo vivere sul palcoscenico tutti i personaggi anche con l'aiuto di alcune maschere che in alcuni momenti aiutano, perché nell'improvvisazione e nel lavoro che si fa nella commedia dell'arte si alleggerisce un po' la pesantezza del momento con un sorriso, con una risata. È pensato apposta per i ragazzi e arriverà questa storia in maniera molto leggera. Sul palco, insieme a Lorenzo, anche Roberto Maria Macchi, un attore che, oltre ad aver recitato in numerosi spettacoli, è noto anche per essere un mascheraio, ovvero un esperto nella costruzione delle maschere di cuoio per la commedia dell'arte, tanto da diventare un vero punto di riferimento per diverse compagnie teatrali nazionali e internazionali. In questo spettacolo, come in altri spettacoli, vengono utilizzate delle maschere, che sono maschere in cuoio, che produco ormai da anni, e sono maschere della commedia dell'arte. In questo caso vengono utilizzate per rafforzare alcuni personaggi all'interno dello spettacolo. Il mio ruolo in questo spettacolo è quello di Joseph Geoffaut, che è poi l'autore del romanzo. Queste maschere rappresentano anche la morte, ma senza dover necessariamente essere paurose o spaventare. Lo spettacolo è stato costruito apposta per un pubblico di ragazzi, un pubblico di bambini, e quindi per loro vengono proposte queste maschere senza dover spaventare, ma divertire anche. Anche quest'anno, insomma, il Trentino Book Festival ci offre l'occasione di occuparci di temi e argomenti molto diversi, grazie a una cura del programma e a un'organizzazione in cui nulla è lasciato al caso. Una settima edizione di Trentino Book Festival che ci porta a Caldonazzo non solo gli scrittori, nel senso vero del termine, autori di romanzi, di fiction,
ma anche giornalisti tra i più importanti del panorama nazionale. Per gli scrittori non posso non citare per prima Dacia Maraini, la signora del romanzo italiano, la scrittrice italiana più importante, e Silvia Vallone e altri scrittori. Ma il tema della post-verità quest'anno ci ha portati per la prima volta ad approfondire il panorama del giornalismo, e cioè di chi sul campo appunto osserva e riporta appunto le notizie dell'attualità. Come non citare Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, o Alessandra Sardoni, Gad Lerner, tra i giornalisti più amati appunto della televisione italiana. Per il teatro una posizione importante appunto occupa Monio Vadia, uno degli attori, scrittori più amati, ecco, del panorama teatrale italiano, con la sua cultura yiddish, che però qui a Caldonazzo ci porterà un'interpretazione dell'inferno dantesco. Tra i tanti luoghi dove si svolgerà il Trentino Book Festival, quest'anno per la prima volta in assoluto, ci sarà anche lo storico Fiore all'Occhiello di Caldonazzo, la magnifica Corte Trap, dove ci troviamo ora e dove settimana prossima si terranno diversi incontri. Fra i più importanti non possiamo non citare l'appuntamento con Gad Lerner. Giornalista, scrittore e conduttore televisivo di origine libanese, Gad Lerner ha fatto dell'approfondimento e dell'investigazione della realtà il punto cardine della sua lunga carriera, iniziata a Milano nel 1976, e che lo ha fatto conoscere al pubblico della TV e ai lettori dei più grandi quotidiani nazionali. Venerdì 16 giugno sarà ospite al Trentino Book Festival per parlare di nazionalismo. Un fiotto in cui ogni altro pensiero affoga, come scriveva il poeta e autore satirico austriaco Karl Kraus, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. In questo caso, però, si parlerà del nazionalismo che viviamo nel nostro presente, quello del protezionismo, dei dazi doganali, dei muri di confine del XXI secolo. Sempre a Corte Trap, sabato 17 giugno sarà ospite del festival la scrittrice Dacia Maraini, nota al pubblico per i suoi romanzi di successo, ma anche custode di una vita privata piuttosto movimentata. Una vita che l'ha vista passare da Fiesole, dove è nata, al Giappone. Poi Dacia Maraini riapproda in Italia, prima in Sicilia e poi a Roma, dove andrà a vivere a 18 anni per iniziare la sua carriera di scrittrice. Nella splendida cornice di Corte Trap, di cui vi stiamo mostrando gli interni, la scrittrice presenterà il suo libro intitolato L'amore rubato, raccontandoci le molte facce della violenza sulle donne. Donne che hanno combattuto, che non si sono mai arrese, in una lotta antica e ancora troppo attuale contro gli uomini che dicono di amarle, ma che purtroppo sono incapaci di distinguere il sentimento dell'amore dall'istinto del possesso. Un'attenta selezione di autori e personaggi trentini, ma non solo, porterà al festival nomi come il segretario generale della Fondazione Dolomiti, Marcella Morandini, gli scrittori Andrea Nicolussigolo, Massimiliano Unterrichter, Nadia Beber e l'attrice russa Zhanna Koniaeva. Quella del Trentino Book Festival è infatti una realtà sempre più importante, dove i messaggi che gli artisti portano con sé possono trovare un pubblico attento e interessato e arrivare lontano. Cosa si aspettano dal festival i protagonisti di quest'anno? Da questo festival mi aspetto innanzitutto un'occasione di incontro, di confronto e di discussione su un tema a cui tengo moltissimo, che è appunto la montagna e l'abitabilità dei territori montani. Il libro che presentiamo insieme a Annibale Salsa e Carlo Giacomelli e con la partecipazione di Lorenzo Dell'Ai si intitola Chi l'Aidi ed è stato scritto da Sergio Rolon, purtroppo mancato nel mese di gennaio di quest'anno, ed è una riflessione su come superare gli stereotipi della montagna che di fatto ostacolano un ragionamento
sull'abitabilità appunto trasversale dei territori alpini, in particolare di quelli a noi più vicini dal punto di vista geografico, a partire dalle Dolomiti, che hanno un'occasione in più per cooperare in maniera univoca, in quanto condividono anche un bene patrimonio dell'umanità, appunto le Dolomiti UNESCO. Beh, io sono un fan di questo festival sin dalla prima edizione, quindi mi aspetto un po' quello che ho visto in tutte le edizioni passate, cioè tantissima gente, momenti di incontro che difficilmente si riescono a vedere qui dalle nostre parti. Io ho visto qua Dario Fo e tantissimi altri, quindi per me il festival è sempre qualcosa di nuovo, una sorpresa, ma anche la conferma di una qualità altissima che il Trentino Book Festival ha da sempre, insomma. Un festival incentrato sui libri, ma non solo sui libri, a mio avviso deve avere due ordini di aspettative: uno generale, di diffondere la cultura nei suoi vari aspetti a una massa più ampia di persone, e un livello personale, ovviamente, del singolo autore che spera, tramite queste manifestazioni, di avere una visibilità più ampia, di raggiungere un pubblico che magari non potrebbe raggiungere, soprattutto quando viene edito da piccole case editrici locali e non dai grandi mostri nazionali o internazionali. L'aspettativa di questo festival, in realtà, anche se può sembrare ambiziosa, è quella di portare la filosofia alla portata di tutti, in particolare sottolineando il fatto che filosofare significa pensare, e quindi il pensiero, un pensiero che non è logica, non è un pensiero scientifico, ma è un ricercare autonomamente, individualmente, il significato del nostro tempo. Non a caso il mio libro l'ho voluto intitolare A casa nel mondo, proprio perché attraverso il nostro riflettere su quello che ci sta attorno, su quello che ci capita, senza lasciarci trascinare da quello che ci viene costantemente trasmesso, quindi in qualche modo anche strumentalizzato, e io voglio proprio attraverso questo libro porre l'attenzione sul fatto che noi siamo esseri pensanti e quindi in grado di riflettere e pensare su quello che ci sta accanto, su quello che ci succede. Cosa aspetto dal festival? È difficile, difficile da dire. Prima di tutto, io che voglio raccontare la storia al festival, una storia bellissima da ascoltare, anche da trovarsi, da riconoscersi dentro questa storia. Una storia un po' triste, ironica. Aspetto gli spettatori attenti, con il cuore aperto. Ecco. Ma cosa si aspetta il festival dai suoi protagonisti? Il festival è un'occasione importante di incontro e di confronto, quindi penso che si aspetti tanto di attirare molte persone che, grazie alla presentazione di questo libro, Kill Heidi, possano trarre nuovi spunti anche per guardare in maniera diversa la propria terra di origine e per pensare lo sviluppo che vogliamo dare ai nostri territori. Beh, penso che da me il festival si aspetti che porti il mio contributo qualcosa di nuovo, insomma, qualcosa che possa interessare gli spettatori del festival. Io vengo qui a parlare di una lingua antica come la lingua cimbra, del mio doppio lavoro, quello di traduttore e scrittore in lingua cimbra e quello di scrittore in italiano, che per me è a tutti gli effetti lingua seconda, perché l'ho imparata alle elementari, e quindi tutte queste cose messe insieme penso che possano interessare gli spettatori del Trentino Book Festival. Credo che si possa aspettare magari una voce che prima di tutto abbia qualcosa da dire, non sia soltanto aria fritta, e magari un po' diversa dalle solite, da quelle che si trovano un po' dovunque, un po' di originalità e di concretezza. Credo che siano un po' tutti curiosi per il fatto che
mi sono sempre dedicata al mio lavoro e alla famiglia, quindi il fatto di fare un libro alla veneranda età di 50 anni e mettermi in gioco a questa età forse può essere anche positivo e un incitamento a tutte le donne di mettersi comunque in gioco, che non è mai tardi. Cosa si aspetta il festival da me, dallo spettacolo? Io direi che dobbiamo lasciare le nostre aspettative a casa e venire al teatro così, senza aspettare niente, e essere pronti a ricevere. Come abbiamo visto, il programma del Trentino Book Festival è particolarmente ricco di artisti e suggestioni, cosa che fa ben sperare anche per il prossimo anno. Le prospettive del Trentino Book Festival sono legate all'entusiasmo di chi vi partecipa. Un evento come questo richiama tanti appassionati, ma fa riflettere sull'importanza che può avere il libro, che può avere l'informazione, che può avere la realtà che ci circonda, spingendoci ad avere una maggiore consapevolezza rispetto a quanto ci accade attorno, a quanto accade nel mondo. Per cui quello che io mi auguro per il futuro di questo evento è proprio che le persone sfruttino appunto questa occasione per riflettere un po' di più, per avere più consapevolezza delle cose. Questo per i prossimi anni. Per quest'anno, cosa dire? Scacco matto! E con questo siamo giunti al termine del nostro viaggio alla scoperta del Trentino Book Festival di quest'anno. Il nostro invito, come sempre, è di venire di persona a conoscere ed ascoltare gli artisti che interverranno a questa settima edizione, che si terrà a Caldonazzo dal 15 al 18 giugno. Mi raccomando, non perdetevelo, il bello deve ancora iniziare.